Ascolterete la mia voce. La mia voce vi aiuterà e vi condurrà sempre più a fondo dentro la mia storia. Ogni volta che sentirete la mia voce, a ogni parola, entrerete in uno stato di rilassamento sempre più profondo, più ricettivo. Ora siete in mio potere. Vi guiderò nei meandri più oscuri della mia storia. Conterò fino a tre e sarete catapultati all'interno del mio ultimo giorno di vita. Uno. Rilassatevi. Due. Chiudete gli occhi e fate un respiro profondo. Tre. Felix! Traditore! Quelli al cioccolato non li avveleno. Avveleno soltanto questi e i calici dello sherry. Questi dolci chiamano il vino. Brindiamo alla nostra amicizia. La natura mi insegnò ad amare Dio e a conversare con Lui. Con i suoi poteri taumaturgici ha migliorato lo stato di salute dell'erede al trono. Questo ha ampliato il suo potere, tanto da poter consigliare i sovrani nelle scelte dei ministri. I nobili odiavano Rasputin per essersi immischiato negli affari di Stato. Bisognava ucciderlo. Attento, Tsar. Se mi uccideranno dei sicari, non ti dimenticherò. Ma se l'omicidio si copre di stirpe reale, nessuno della tua famiglia sopravviverà per più di 2 anni. Nella notte del 16 luglio 1918, sveglierò l'ex Tsar. Nel nome della rivoluzione, il Soviet Supremo vi condanna a morte. La sentenza verrà eseguita seduta a spalla. Pronti per il fuoco? Vado indietro? Cosa?